Bene, carissimi amici, bentornati ancora per un'altra bella conversazione su questo idea, programma di avvicinarci al cuore di Gesù. Se voi ricordate, l'altra settimana abbiamo parlato della preghiera come dono dello Spirito Santo. Quindi io penso è importante riprendere un po' quelle idee. Vi ricordate che abbiamo detto che la preghiera è in un certo senso il suggerimento dello Spirito di Dio nel nostro cuore, cioè la preghiera più bella non è quella che inventiamo noi, ma è la preghiera che Gesù ci ispira attraverso il suo Spirito Santo. Cioè, in un certo senso, quando la nostra preghiera è in linea con la preghiera di Gesù, siamo sicuri che viene accettata. Bene, oggi faremo un altro piccolo passo. Parleremo un po' della preghiera del silenzio. E vedremo cosa ci dice Gesù appunto a questa preghiera. Però prima vorrei fare come uno sguardo generale a questo nostro cammino. Cioè, Gesù, lungo i secoli, ci presenta differenti maniere come lui vuole essere conosciuto. Cioè, vi ricordate, per esempio, nell'Antico Testamento, Gesù, Dio era il Dio della giustizia. Poi è arrivato Gesù, ha detto che Dio era nostro padre, nostro babbo, in una maniera molto personale. Poi più avanti ci muoviamo, durante il Medioevo, c'erano le icone, c'erano il canto gregoriano, cioè era sempre un Dio misterioso. Con Santa Maria Lacoque, verso il 1800, Gesù incomincia a dire che è un uomo che ama il Sacro Cuore di Gesù. Ecco, questo Sacro Cuore di Gesù adesso è molto vicino a noi perché? Perché anche noi viviamo di tutti i nostri sentimenti, la gioia, l'amore, con il nostro cuore. E siccome Gesù era uomo, quindi anche lui ci ascolta, ci parla e si comunicano con la stessa maniera con cui noi ci comunichiamo. Poi veniamo ai nostri giorni con Santa Faustina Kowalska, non solamente ha dei sentimenti umani, ma Gesù è pieno di misericordia. Questa è la cosa più bella. Anzi, ricordo che Padre Pio diceva che qui in terra c'è solo misericordia, mentre la giustizia sarà in cielo. Perché? Perché in cielo verranno giudicati i buoni e i cattivi, il paradiso o l'inferno. Però dice, qui in terra c'è solo misericordia. Che bello. Questo lo diceva il padre Pio da Pietrelcina. Ecco allora che veniamo ai nostri giorni con Giampaolo II, tutta la grande devozione della Divina Misericordia. Ecco, io penso che il Signore vuole fare un altro passo, ci vuole portare alla divina amicizia e ne parleremo proprio oggi. Cosa vuol dire divina amicizia? Che Gesù ci vuole tanto bene, ma non solamente come Dio, Salvatore, Redentore, ma vuole essere nostro amico. Pensate voi, Gesù, Dio eterno, che vuole diventare nostro amico, ci chiama per essere suoi amici. E poi vorrei concludere, quasi penso che già una nuova spiritualità che sta uscendo è la divina volontà. Ecco, allora vedete il divino amore, la divina misericordia, la divina amicizia e la divina volontà. Bene, oggi faremo alcune riflessioni proprio sulla divina amicizia. Gesù dice: impara ad ascoltarmi e io ti parlerò cuore a cuore, come un uomo conversa con il suo amico. Desidero ardentemente tenere una conversazione con te. Voglio parlarvi per istruirvi, guidarvi, consolarvi, così come ho istruito, guidato e consolato San Giovanni e gli altri discepoli. Ecco, allora io penso che Gesù vuole che noi facciamo questo passo più intimo, più vicino al suo cuore, cioè vuole invitarci ad essere suoi amici.
è bello, dice, come parliamo cuore a cuore, come un amico parla all'amico, ecco. Quindi penso che questo è un bel esempio che Gesù ci dà di un'amicizia veramente sincera e profonda. Un'amicizia che si sviluppa attraverso la preghiera. Gesù dice ancora, il mio desiderio di cuore è che tutti i sacerdoti entrino nel dono della mia divina amicizia. Desidero che i miei sacerdoti, i miei eletti, si rivolgano a me nei loro dubbi, nelle loro paure, nelle loro perplessità e nelle loro debolezze. Ecco, vedete, Gesù ci invita, non solamente i sacerdoti, ma tutti noi, ci invita a avere fiducia, a parlare con Lui, parlare di tutto, dei nostri dubbi, delle nostre paure, delle nostre perplessità, delle nostre debolezze. Ecco, che bello che noi possiamo parlare con Lui senza paura. Non dobbiamo fare finta, no, perché Lui è il nostro migliore amico. Dice, desidero che impariate a condividere con me tutte le cose. Non basta cercarmi solo in certi momenti. Non basta condividere con me solo una parte di ciò che vivono o pezzi della loro esistenza. Vivere nella mia amicizia è condividere con me le cose, non avere segreti, non riservare nulla per sé. Non è bene che l'uomo sia solo. Ecco, allora, vedete, dobbiamo entrare in questo modo di parlare continuamente con Gesù, di tutto quello che ci capita. Durante il giorno, se viene un problema, parliamo con Lui. Se viene una gioia, parliamo con Lui. Se abbiamo così un po' di tempo da riposare, parliamo con Lui. Ecco, gli amici, voi pensate a due innamorati, parlano di tutto. Vogliono mettere insieme tutto quello che vivono, tutto quello che passa nella loro vita. Ecco, allora vedete che il Signore è veramente desideroso. È Lui. Pensate, è Lui che ci chiede di essere nostro amico. Quanto è bello. Poi dice, per questo mi sono reso sempre presente e disponibile nel sacramento del mio amore. Leggevo un'altra parte che Gesù confidava a questo monaco. Dice, sì, io sono asceso al cielo, ma non vi ho abbandonato. Anzi, dice, ho lasciato il mio corpo e il mio sangue con voi. Sì, sono salito al cielo. Certo, vicino a mio padre, però dice non vi ho abbandonato, anzi dice ho lasciato con voi il dono, il sacramento del mio amore, che è l'Eucaristia, che è il corpo e il sangue di Cristo. Immaginate voi, Gesù ha lasciato qui il suo sangue per noi e lo abbiamo noi qui nel tabernacolo, perché il sangue materialmente non potrebbe entrare in cielo, perché in cielo c'è solo lo spirito. E invece lui ha lasciato il suo sangue materiale qui in terra per noi, per darci il segno del suo grande amore. Questa è una cosa incredibile, eh? Quindi vorrei proprio che noi ci fermassimo a immaginare. Certo, Gesù è andato in cielo da suo padre, ma ci ha lasciato qui in terra il suo corpo e il suo sangue, eh? Quindi ripeto ancora, l'anima che trascorre del tempo nella mia presenza, vicino al mio stesso cuore, imparerà tutto ciò che il mio cuore contiene e verrà a condividere tutti i miei sentimenti e desideri. Ecco, allora quando stiamo cuore a cuore, quando mettiamo il nostro cuore vicino al suo cuore, allora lui dice impareremo a sentire quello che sente lui. Impareremo a battere i nostri battiti insieme con i suoi battiti, e condividere i suoi sentimenti e i suoi desideri. Che bello che anche noi sentiamo nel nostro cuore quello che Gesù desidera, quello che Gesù vuole. Ecco perché lui dice venite a mettere il vostro cuore vicino al mio cuore,
venite ad adorarmi nell'Eucaristia, perché l'Eucaristia è il sacramento del mio amore, il segno più bello, più grande del mio amore. E poi continua e dice: rimani alla mia presenza ogni volta che puoi e più a lungo possibile. Stare con me è il mezzo più grande per la guarigione e per la santità. Basta restare con me se vuoi essere come me. Ecco, qui c'è il segreto della santità. Cosa vuol dire santità? Diventare come Gesù. E allora lui dice proprio così, dice: stare con me è il mezzo più grande per la guarigione e per la santità. Ecco, passare il tempo con Gesù. Questo vuol dire veramente essere amici. Quindi penso che è un invito speciale che Gesù ci fa ai nostri giorni. Ricordate che questa è una nuova, diremo, spiritualità, dove Gesù vuole che noi diventiamo veri suoi amici. Poi Gesù continua e dice: vieni da me pieno di speranza, in attesa, e io farò tutto il resto. Dice: vieni da me e aspettati che io faccia quello che tu desideri. Quanto è forte questa immagine. Devi aspettarti che io faccio quello che tu desideri. Dice: adorarmi e cercare il mio volto e avvicinarsi al mio cuore pieno di meraviglia e di santo timore e soprattutto pieno di amore. L'adorazione è confessare che io sono veramente divino. L'adorazione è la confessione muta della mia divinità. L'adorazione ha proclamato che io sono tutto e che tutto il resto non lo è. Ecco, l'adorazione a Gesù Eucaristia è l'inizio della santità. Quindi Gesù poi continua e dice: basta cominciare a cercarmi nel sacramento del mio amore il più spesso possibile. Così inizia ogni amicizia attraverso la ricerca della presenza e della compagnia della persona amata. Allora permettimi di amarti a mia volta, di parlare al tuo cuore, di toccarti per mezzo delle operazioni del mio Santo Spirito nella tua anima. Immaginate, Gesù ci dice: permettimi di amarti. Che bello, eh? Una cosa tanto grande, tanto meravigliosa. Gesù, che è figlio di Dio, chiede il permesso di amarmi. Ecco, questa è la cosa più bella, più grande che abbiamo trovato. Bene. Conclude Gesù questo messaggio e dice: la via verso la santità è la via della mia amicizia. Volete essere santi? Diventate amici di Gesù. Diventando amici di Gesù, già uno comincia a essere santo. Ci sono molti che complicano il cammino verso la santità e che lo fanno sembrare proibitivo, irraggiungibile agli altri. Basta accettare il mio dono di amicizia. È questo che mi lascia libero di agire su di te, con te e attraverso di te. Lasciati amare come un amico. Questo è tutto. Che bello. Gesù insiste su questo, di lasciarci amare da lui, come un vero amico. Ecco, vedete quanto è bello vivere insieme con Gesù? Quanto è bello vivere alla sua presenza. E allora, per essere sempre alla sua presenza, dobbiamo cominciare ad andare di fronte al tabernacolo, di fronte all'Eucaristia. Ricordate che lì c'è il corpo e il sangue di Gesù è lì, è veramente presente, quasi, vorrei dire quasi fisicamente presente, perché l'ostia è qualcosa che noi possiamo toccare. L'amore non si può toccare, però l'ostia sì. L'ostia è il segno più grande, più bello dell'amore di Gesù. Bene, allora adesso facciamo una piccola pausa e poi parleremo del silenzio nella preghiera. Anima Christi, sacri.
Bene, allora carissimi, ora vogliamo continuare questa nostra bella riflessione. Se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo parlato della preghiera. Oggi vorrei insistere ancora perché l'amicizia con Gesù viene dalla preghiera. Però ci sono vari modi di pregare. Come abbiamo sempre detto, ci sono i modi esterni, i modi interni, ci sono i modi privati, i modi comuni. Ci sono i modi pubblici che la Chiesa, per esempio, quando facciamo la liturgia, è la Chiesa che prega. Però adesso vorrei parlare un po' dell'amore, no, del silenzio di amore unitivo. Allora, silenzio, amore, unione. Ecco. Dice lo scopo delle parole, dice Gesù, che vi dico, è di unirvi a me. Nel silenzio dell'amore. Ecco, ripeto perché questa frase è molto bella. Dice, lo scopo delle parole che vi dico è di unirvi a me nel silenzio dell'amore. Ecco perché, dice, amici e amanti si parlano per esprimere ciò che tengono nel cuore. Ma una volta espresse queste cose, basta che restino uniti l'uno all'altro nel silenzio. Ed è vero, pensate voi a due innamorati, dopo che si sono parlati per giorni, giorni e giorni, a un certo punto è bello solamente rimanere vicini, basta. Le parole non sono più necessarie. Ecco, quindi dice, questa è l'espressione più perfetta dell'amore. Difatti in cielo la Trinità non usa parole. Perché le parole non ci sono in cielo, ci sono solamente gli spiriti. Bene, però anche noi qui in terra vediamo che l'amore più bello, più profondo è quello senza parole. E la preghiera, che è un atto di amore, poco a poco diventa senza parole. Allora Gesù continua e dice: tante anime hanno paura del silenzio in cui le voglio condurre. Ecco, qui voglio fare una piccola spiegazione perché molte persone vengono, oh padre, ma io non sento più niente, padre, io non sento la presenza di Gesù, padre, io mi sento arido, padre, io mi sento proprio in aridità. Ecco, allora qui bisogna fare riflessione. Ricordate che se noi cerchiamo sempre i nostri sentimenti, se noi cerchiamo sempre di sentirci coccolati da Dio, da Gesù, rimaniamo sempre al nostro livello, cioè rimaniamo sempre al livello dei nostri sentimenti, però non ci stacchiamo mai dal nostro cuore per arrivare a sentire quello che Gesù sente. Ecco, dobbiamo proprio pensare che i momenti di aridità sono segni che Gesù ci vuole fare un altro passo, un passo più vicino, un passo di unione con Lui. Dice, tante anime hanno paura del silenzio in cui le vorrei condurre, se solo me lo permettessero. La paura li fa nascondere dietro una raffica di parole, concetti. Quando il mio desiderio è di unirli direttamente a me attraverso la fede, la speranza e soprattutto l'amore. L'amore è il vincolo della mia unione con te e con ogni anima che ho scelto di vivere nel dono della mia divina amicizia. Ecco, allora quando entriamo nel mondo dell'amore, le parole prima non sono necessarie. Secondo, le nostre parole potrebbero anche limitare la bellezza e la grandezza dell'amore di Gesù, perché noi vogliamo quasi controllare, quasi far entrare attraverso la nostra mente i grandi piani, i grandi desideri, il grande amore di Gesù. Ecco. Quindi dobbiamo proprio capire questo, che dobbiamo lasciare fare tutto a Lui. Non dobbiamo dirci noi quello che lui deve fare con noi. Lui lo sa e lui senz'altro vuole portarci a questa unione di amore,
amore unitivo. Difatti, se voi vedete, quando due si vogliono bene, vogliono stare uniti. E se voi pensate alla bellezza del matrimonio, quando i due diventano una sola carne, diventano una sola persona, pensate quanto è forte l'amore. E noi ce l'abbiamo, l'esempio più bello è proprio nel matrimonio cristiano, perché molte volte il matrimonio non è cristiano. Però quel matrimonio cristiano unisce i due in una maniera così bella, così profonda, così misteriosa. Poi Gesù continua e dice: ci sono momenti in cui le parole sono utili e necessarie alla tua debolezza umana e al bisogno e al tuo bisogno. Devi essere rassicurato del mio amore per te, ma alla fine il silenzio è l'espressione più pura del mio amore per te e del tuo amore per me. E allora Gesù dice: certo, hai bisogno delle mie parole. Infatti noi abbiamo la Bibbia. Noi andiamo sempre in cerca delle parole di Dio. Dice però un po' alla volta, dice, tu puoi arrivare a sperimentare questo amore in silenzio, dice che è l'espressione più pura del mio amore. Certo, come dicevamo anche l'altra settimana, le preghiere sono necessarie. Certo, è bello poter leggere le parole di Gesù. Dice, ma poco a poco io, dice, ti porto dentro al silenzio unitivo, cioè il silenzio di un amore che ci unisce cuore a cuore. Dice, a poco vi condurrò nel silenzio dell'amore unitivo. Non smetterò del tutto di parlarti, perché hai bisogno delle mie parole e anche perché saranno utili ad altre anime. Ma ti insegnerò ad imitare Giovanni, il mio discepolo prediletto, riposando la sua testa così piena di pace e la perfetta felicità nell'ascoltare solo il ritmo costante ed eterno del mio cuore. Questa è un'immagine meravigliosa. Vedete, Giovanni Battista, nell'ultima cena, non è che stava lì parlando, conversando con Gesù o chiedendo, solamente quando Pietro le ha chiesto di identificare Giuda, l'ha fatto. Però per tutta la sera Giovanni metteva il suo capo nel seno di Gesù e dice, e ascoltava i battiti del suo cuore, cioè in modo che i battiti del cuore di Gesù diventavano anche i battiti del cuore di Giovanni. Ecco, questa è un'immagine meravigliosa che ci fa capire come Gesù ci vuole vicino a Lui, come Gesù ci vuole che noi battiamo i battiti del nostro cuore come i Suoi battiti. In un certo senso, tutto quello che c'è nel cuore di Gesù potrebbe passare dentro al nostro cuore, sia per l'amore verso di noi, sia per l'amore verso le anime e sia per l'amore verso il Padre. Immaginate voi che noi possiamo amare Dio Padre con gli stessi sentimenti e amore di Gesù, con gli stessi battiti del cuore di Gesù. Ecco, direi, questa unione profonda, questa unione bellissima che noi possiamo avere cuore a cuore con Gesù. Ecco, vedete, carissimi, che la nostra vita spirituale è una meraviglia sempre più bella, sempre più grande. Poi l'ultimo pensiero che Gesù ci dice è questo: non è la durata di questi momenti che conta, ma piuttosto l'intensità dell'amore divino che li riempie. Certo, Gesù ci dice che dobbiamo passare molto tempo, soprattutto all'inizio, dobbiamo passare molto tempo di fronte al suo cuore eucaristico. Perché? Perché siamo ancora molto umani, molto limitati, molto terra-terra. Però più ci immedesimiamo, più ci uniamo a Gesù cuore a cuore, meno abbiamo bisogno delle parole e meno abbiamo bisogno anche del tempo. Io non so se a volte vi è mai capitato di entrare in chiesa e sentire nel cuore quasi quasi un bruciore, quasi quasi una vampa
di fuoco e a volte addirittura vi porta alle lacrime, perché il suo amore è troppo grande e quindi noi non riusciamo a mantenerlo dentro il nostro cuore ed esce in forma di lacrime. Questo è il sentimento che noi possiamo avere cuore a cuore con Gesù. Bene, carissimi, vogliamo concludere oggi proprio con questo desiderio di rimanere cuore a cuore con Gesù. E come lo facciamo? Dobbiamo incominciare piccoli passi, dobbiamo incominciare a passare un po' di tempo di fronte a Lui, un po' di tempo vicino a Lui. Come diceva San Giovanni, metteva il suo volto nel petto di Gesù, nel cuore di Gesù, ascoltava i battiti del cuore di Gesù. Anche noi, a volte andiamo in chiesa da soli, andiamo, ci mettiamo di fronte a Lui e mettiamoci solo ad ascoltare i battiti del cuore di Gesù. Questa è vera preghiera, questa è la preghiera del silenzio, una preghiera di un silenzio unitivo, cioè questa preghiera che ci unisce poco a poco, ma certamente, sicuramente, al cuore di Gesù. Bene, allora continuiamo a scoprire queste meraviglie che il Signore ci dice, che il Signore ci ha dato, perché sono già lì presenti nell'Eucaristia. Non c'è niente di nuovo, ma tocca a noi però scoprire queste grandi meraviglie che Gesù ci ha presentato fin dall'ultima cena. Pensate voi, Lui aveva già pensato tutto questo la notte dell'ultima cena, prima della sua morte, quando ha dato tutto, ha dato il suo cuore, ha dato il suo sangue, ha dato il suo corpo. E che fortunati che siamo noi, che oggi, dopo 2000 anni, il suo corpo e il suo sangue è ancora presente nei nostri tabernacoli. Ricordate, Gesù ha detto: sì, sono asceso al cielo da mio Padre, però vi ho lasciato il mio corpo e il mio sangue. Che il Signore ci aiuti e la Madonna ci accompagni a questa profonda unione con Gesù, cuore a cuore, nel silenzio dell'amore unitivo. E che il Signore vi benedica tutti. Bye bye. Signore, io
sacrificio non grato.